Una telefonata. C'è il telespettatore in diretta, sì, appena parla il telespettatore le daremo la parola, glielo prometto, in diretta. Sì, grazie. Ascoltiamo il telespettatore, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli spettatori. Buonasera. Sono il dottor Marcello Bellecicco, presidente dell'Associazione Culturale Filonide. Sì, buonasera. Molto attivi per quanto riguarda le problematiche del territorio. Io sto seguendo attentamente il dibattito e vorrei riportare i termini della discussione sul principio di realtà, perché ascolto di carte, burocrazia e cose varie. Il principio di realtà. E sono in una posizione di osservatore privilegiato, perché qui accanto a me ho mio figlio, studente universitario di Parma, che sta seguendo attivamente la situazione che riguarda la tratta eventuale Taranto-Parma. Sì. Bene. Il principio di realtà dice che sono oltre 20 anni che si discute sulla riapertura dei voli passeggeri dall'aeroporto di Taranto. Ribadisco aeroporto di Taranto, perché di questo si tratta, non è una questione di territorialità e competenze, perché l'aeroporto di Roma è Fiumicino, ma è l'aeroporto di Roma, perché Fiumicino non sia Roma, lo stesso dicasi di Linate e quant'altro. Quindi noi parliamo della città di Taranto. Le chiedo di arrivare alla domanda, dottor Bellecicco, gentilmente abbiamo altre telefonate, vogliamo dare spazio a tutti. Sì, no, io vorrei porre degli elementi fondamentali, non una domanda, perché non ho molto da ascoltare come risposte a parte i tecnici. Allora, punto primo, città di Taranto. Ci stiamo battendo per la rivalutazione della città e questo interessa il contesto dei trasporti in toto e non soltanto aeroportuale. Per cui l'alternativa di Taranto all'aereo è l'autobus, i pullman. Bene, io invito il consigliere comunale di Taranto a dare un'occhiata al terminal bus di Taranto per definirci città da terzo mondo. Secondo, la regione Puglia è lunga poco meno di 500 km. Per cui è la regione più lunga d'Europa. Voi provate a tracciare un cerchio di 400 km di diametro nella zona Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, vedrete che gli aeroporti sono molto più di 4 e non di quelli che si discutono. Andiamo a conclusione gentilmente. Prego. Andiamo a conclusione gentilmente. La conclusione è che in questa situazione dove l'aeroporto è fondamentale, i cittadini gradirebbero e soprattutto i ragazzi vedere l'unità di intenti per battere con forza la necessità e le buone ragioni per cui l'aeroporto di Taranto debba aprire, assolutamente. E in altre città, tipo Parma, si sta mobilitando il comune in prima persona per raggiungere questo obiettivo, nonostante l'aeroporto funzionante già ce l'abbiano. Grazie. Se ne va dell'economia della città, della sua immagine, ed in ultimo mi sia concesso una piccola osservazione di natura strettamente culturale. Velocemente, per favore. In trasmissione un'overdose di colonne ioniche. Sì. Bene, siccome la trasmissione è vista anche oltre la regione, io vi ricordo che la città di Taranto è dorica, è l'unica città spartana. Le colonne sono doriche, per cui diamoci l'immagine che ci compete. E l'immagine che ci compete prevede che una città di 200.000 abitanti debba avere il suo aeroporto. 500 studenti tarantini sono a Parma e non aspettano altro che poter prendere un aeroplano. Grazie. Grazie, buona serata, grazie per il suo intervento. Abbiamo...